Bene, oggi scoprirete cosa mangio di solito, ma in maniera un po' particolare. Ciao a tutti, benvenuti in questo ennesimo nuovo format, ma che in realtà ho già anticipato leggermente nel video che è uscito lo scorso mese, perché voglio introdurre il format What I Eat in a Day, un format che sicuramente è già stato visto, motivo per il quale lo chiamerò What Joe Eats in a Day. Mi vedo sempre in terza persona, il che mi dà molta importanza. Ho deciso di fare un What I Eat in a Day un po' particolare perché mi piacerebbe portare questo format una volta al mese, però fatemi sapere qua sotto nei commenti se è una cosa che vi può interessare. Per renderlo più interessante, ho deciso ogni mese di tematizzarlo o a colore o comunque in base a qualche cosa. Questo mese, dato che è il mese del Natale, ho deciso di rifarmi ai colori del Natale, quindi bianco, rosso e verde, anche per rimanere un po' in tema patriottico, dai. Quindi ho iniziato dalla colazione e per colazione mi sono degustata un buonissimo tè alla menta, che comunque mi piace molto, l'ho acquistato su Amazon. Mi è piaciuto tanto questo tè, infatti è quasi finito, non so se lo ricomprerò perché mi piace variare, però era molto buono e che ha questo colorino un po' dorato, ecco, che anche questo è un colore del Natale. Poi mi sono fatta del pane tostato, avevo questi panini surgelati da precotti, vabbè, insomma, non sono più un'esperta di panificazione come nel primo lockdown, ma comunque mi sono fatta questi panini tostati. E li ho spalmati con la marmellata di ciliegie usata nella ricetta del tronchetto di Buon Natale, e li ho cosparsi di scaglie di cocco per fare un effetto un po' nevoso, ecco. E quindi niente, mi sono mangiata questo per colazione, è stato tutto molto buono. Poi a pranzo ho deciso di fare un esperimento che di solito viene un po' un paciugo, ma questa volta ho cercato di essere un po' oculata. Ho voluto fare un risotto bicolore, un risotto metà al pomodoro e metà al pesto. L'abbinamento pesto-pomodoro mi piace sempre tantissimo, anche quando vado al ristorante se c'è qualcosa a pesto e pomodoro mi piace mangiare, mi piacciono i due gusti insieme. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto il classico risotto con il soffrittino con aglio e cipolla, poi l'ho lasciato bianco, quindi ho fatto il risotto bianco normale. Dopodiché, una volta cotto, l'ho diviso in due ciotole, ho condito con i due sughi separatamente e poi li ho impiattati insieme in modo da fare questo effetto di colore. Per concludere, sempre per fare l'effetto neve, quindi Natale, ho spolverato il tutto con il formaggio grattugiato. Quindi anche qua tutto molto natalizio, molto colorato, l'effetto è venuto molto molto buono. Per merenda, pasta a cui io non posso assolutamente rinunciare, ho deciso, oltre a farmi l'ennesimo tè, di prepararmi sempre con gli avanzi, tra virgolette, della ricetta del tronchetto di Buon Natale, una merendina un po' particolare. Ho messo in un bicchiere delle amarene, le amarene sciroppate che avevo usato appunto nella ricetta, e le ho condite sempre con le scaglie di cocco e poi ci ho versato sempre nel bicchiere il latte di cocco. È venuta fuori una sorta di latte all'amarena. Molto dolce, molto 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 dolce, che però ho degustato abbastanza bene, ci stava come merenda particolare, soprattutto era molto natalizia perché i colori erano sempre il rosso e il bianco, quindi ci stava. Per cena avevo già preparato il giorno prima, o meglio preparato, scongelato il giorno prima, gli spinaci. Spinaci verdissimi, quindi colore natalizio per eccellenza. E nel farli in padella li ho conditi con del burro, questo sempre il giorno prima. Oggi li ho scaldati e poi li ho conditi con olio, sempre per farli scaldare bene, con del pomodoro sempre e con del formaggio grattugiato. Quindi l'effetto alla fine è stato un'insalatona di spinaci con pomodoro e formaggio grattugiato, ma tutto sempre nei perfetti colori natalizi. E questo è tutto quello che io ho mangiato ieri, appunto. Oggi vi ho fatto il riassunto. È stata una esperienza abbastanza carina, quindi io spero di riportarla presto su questo canale. Mi stimola molto il fatto di avere delle ricette, di inventarmi delle ricette in base a una linea guida, a un filo conduttore che do appunto ai passi della mia giornata. L'alimentazione è un argomento che comunque mi piace molto, spero di darvi ispirazione con questi
miei riassunti di giornate alimentari e fatemi sapere, ripeto, qua sotto nei commenti se questo format vi piace, vi interessa, se vi piace come lo sto facendo oppure se apportereste delle modifiche, ma soprattutto suggeritemi delle tematiche che potrei utilizzare nei prossimi mesi, così almeno prenderò spunto dai vostri commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questa giornata alimentare, queste ricette, questo tema possano interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che farò su questa piattaforma e che ho già fatto su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci rivediamo domani appunto con un nuovo video. Ciao ciao, un bacione!